A te, a tutti, ciurma, benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Detroit Become Human. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere almeno i 35 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa, ragazzi, è successo un gran casino per quanto riguarda la rivolta degli androidi, Marcus e gli altri, eccetera. Voglio evitare di pensarci, andiamo avanti. Ok, 9 novembre, siamo di nuovo di ritorno da Connor, le 16:13. Ragazzi, cioè, a casa di Kamskio, non mi ricordo se si chiamava così, dalla foto Amanda risultava essere morta. E con che Amanda stiamo parlando noi allora? Cioè, non riesco a capire. Vabbè, direi di toccare di nuovo questo oggettino fantastico. Vediamo se succede qualcosa. Di solito non succede mai niente. Niente da fare. D'accordo. Dove diavolo è Amanda? Ah, sei qua Amanda. Qua una volta non c'era una specie di lago. Ah sì, c'era il lago. Si è ghiacciato. Veramente vuoi che io venga qua sopra? Ma perché? Perché mi fai questo, Amanda? Perché sei qui sul ghiaccio fragile? Non capisco perché mettersi così in pericolo. Vuoi cadere nell'acqua gelata? Non lo so. Da quanto è successo oggi, il paese rischia una guerra Lo civile. Le so. macchine si stanno ribellando ai loro padroni. Lo E so. gli umani non possono far altro che distruggerle. Sì. Kamsky, non abbiamo sbloccato un'opzione a quanto Pensavo pare. che Kamsky sapesse. Mi sbagliavo. Forse sapeva. Ma tu hai preferito non chiedere. Io direi sensibile. Ho scelto di non partecipare al suo gioco malato. Non Esatto. c'era motivo di uccidere quell'androide. Amanda neutrale, io direi foto di Amanda, ecco. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Lei era la sua insegnante. Quando Kamsky mi progettò, volevo un'interfaccia che fosse familiare. Per questo scelse la sua ex mentore. A cosa vuoi arrivare? Ok, è un androide, ragazzi. Serie di Connor. Non sono un modello unico, vero? Quanti Connor ci sono? Non vedo come questa domanda sia attinente Oh, questa all'indagine. continua a passarsi, ragazzi. È segreto. Non mi ha detto tutto ciò che sa sui devianti, vero? Da te mi aspetto delle risposte, Sì, Connor. sì, sì. Non mi aspetto Sfiducia, delle addirittura. domande. Tu solo puoi impedire una guerra civile. Perché? Trova i devianti, o sarà il caos. È la Addirittura tua ultima sfiducia, chance, ragazzi. Connor. Niente, cioè il rapporto con Amanda è andata. È andato, cioè. Boh, non so, vabbè. Sei fuori dal caso. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci serve più tempo, so che. Hank, non capisci? Questa non è una delle tante indagini, è una cazzo di guerra civile. E Non ci allora? compete più. Sì, Parliamo di certo. sicurezza nazionale. Che si fottano, non possiamo mollare adesso, siamo così vicini. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. E Dio, allora? Hank, deciditi. Pensavo ti avrebbe fatto Stiamo contento. per risolvere il caso. So che possiamo. Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta. Mi dispiace, ma è così. Che palle. Torni alla omicidi. E l'androide torna alla Cyberlife. Mi spiace, Hank. È finita. No, dai. No, non mi voglio separare da lui. No, oddio, che mi state a Dimo. Che palle. Parla con Enco. Oddio, che depressione. Perché mi tocca vivere tutto questo? Vabbè, parliamo con Enco, va. Amico. Dimmi qualcosa, Hank. Frustrato. Non possiamo mollare così. Avremmo potuto risolvere questo caso. Dovrai tornare alla Cyberlife. Non voglio, Non ho non scelta. voglio. Sarò disattivato e analizzato per capire dove ho fallito. E se fossimo dalla parte sbagliata, Connor? Che senso? Se combattessimo persone che vogliono solo essere libere. Esatto, Hank, esatto. Nessun dubbio. Siamo dalla parte Ah, giusta. no. Ci hanno creato gli umani.
sono i nostri padroni. Non pensavo, dice... nessuno dovrebbe ribellarsi al padrone. Non pensavo dicesse sta cosa. Non uccidere l'androide da Kamsky. Ti sei messo nei suoi panni. Sì, è vero. Hai mostrato empatia. Sì. Che è un'emozione umana. Io direi determinato, che ne so. Si sbaglia, Tenet. Tanto non possiamo dire altro. A determinare le mie decisioni, niente di più. Bravo agente. Amici, amici. Non sono programmato per dire certe cose, ma ho apprezzato lavorare con lei. Ancora un po' di tempo e chissà, saremmo potuti essere amici. Guarda, guarda, arriva Perkins col pezzo di merda. All'FBI non piace perdere tempo. Non molliamo. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Se Perkins le prende, è finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Perché? Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì. Ascolta, Connor. Se non risolvo questo caso, la Cyberlife mi distruggerà. 5 minuti. Non chiedo altro. La chiave del seminterrato è sulla scrivania. Sbrigati, non posso distrarli per sempre. Grazie, grazie amico, grazie. Prendi. Forza. Abbiamo pure poco tempo, eh. Brutto bastardo, succhia cazzi. Oh, 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 oh. Minchia, minchia, minchia. Non possiamo perdere tempo. Oddio, spero non gli facciano male, raga. Spero che non gli facciano male. Oddio. Uffa, si è messo in mezzo per noi, raga. Che? Parlo con te, stronzo. Che? Dove vai? Ehi, stronzo, parlo con te. Lasciami in pace. Di sotto, Connor, muoviti, muoviti. Minchia, meglio non attaccare il bottone con quello, che quello là avevo detto che prima o poi lo legnavo. Avevo detto. Accedi al database. Ok. Madonna, ma sarà un momento importante, ragazzi, A quanto pare. Dovremo un attimo ricollegare tutto quello che... La password di Hank. Cosa sceglierebbe un tenente di polizia eccentrico e scorbutico? Data di nascita? No. Idea stupida. Che cavolo. Non è abbastanza da Hank. Lo so, e allora fottuta password. Ah! Non ci posso credere. Oh Gesù, Giuseppe e Maria? Dov'è Jericho? Dov'è Jericho? La risposta è qui. La risposta è in Simon. C'è tempo. La risposta Devo è in Simon. Uno dei devianti che ha violato l'emittente TV con Marcus. Sì. Doveva sapere dove si nascondono i devianti. Infatti lo sapeva. Serve per riattivazione. Necessario. Biocomponenti funzionali. What the fuck? Che sta succedendo? Oh cavolo. Ci serve un biocomponente. E dove lo prendo il biocomponente? No, seriamente. Ce l'avrà qui. Ah, ce l'ha questo. Ha preso la bambina in ostaggio. Ce l'avrà lui. No. Sì, 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 sì. Forse possiamo prenderlo. Era questo, no? Se non sbaglio. Spero di sì. No, forse ho preso quello sbagliato. Minchia, ho preso quello sbagliato. Mi incavolo come una iena, Vediamo un po' se è quello giusto. Ok. Dovremmo esserci. È buio. Salve. Dov'è? Dove sono? Dimmi dov'è Jericho, muoviti. Aiuto, inganna. Sono un deviante. Come te. Devi aiutarmi. Voglio andare a Jericho. Non riconosco la tua voce. Non sei uno di noi. Vabbè, sì. Non ti dirò mai dove si trova Jericho. Porca vacca miseria. Sarò costretta, Prova a ingannarlo. E come faccio? Scultura Marcus.
Vediamo se in qualche modo posso riuscire ad ottenere la sua voce. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e... Non lo so, c'è l'unica cosa che mi viene in mente. Tu di renderci liberi. Campiona la voce, ok. Forza e coraggio. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Ok, ci siamo, ci siamo. Dai, 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 che non abbiamo più tempo da perdere. Dai, 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 dai. Ok. Adesso sì che possiamo ingannare. Chi c'è lì? Tu chi sei? Sono io. Imita la voce di Marcus. Va tutto bene. Tranquillo. Marcus. Sì. Sei tu? Sì, 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 sono proprio io. Mi hai abbandonato. Non avevo scelta, ci avrebbero uccisi. Starai bene. Sì, ti riporterò però, dai. A casa. Ma devi dirmi dov'è Jericho. Dobbiamo andare. Jericho? Ah sì. Sì, certo. Ok. Dimmelo. Forza e coraggio, non ti spegnere. Marcus. Sei tu, Marcus. Me l'avrà detto. Non lasciarmi di nuovo, Marcus. Non farlo. Troppo, ecco, niente. È andato. Ho sognato questo momento dal primo secondo in cui ti ho visto. Non lo faccia, Gavin. Io so come fermare i devianti. Sei fuori dal caso. E ora diventerà per sempre. Che vuole questo? Che vuole questo? Mizzica! Di legno, quanto è vero Gesù! Madonna! Oh, con calma, con calma, con calma. E vaffanculo pure tu. Che è successo qui? Qualcuno Hank l'ha legnato per bene. Grande Hank. Ok raga, non so cosa succederà adesso. Ok, ultima chance Connor, per fortuna. Oh mio Dio! Oh, 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 oh. Ok, abbiamo trovato Jericho, raga, per fortuna. Meno male, guardate qua che roba. Pazzesco, pazzesco. Andiamo avanti. Comunque io non ho la minima idea di quanto manchi alla fine. Non so se mancherà tanto o mancherà poco. Ok, è il 9 novembre. Sono le 21:34. Ok. Luther continua ad essere diffidente. E qua. Scusa, per fare che? Mettiamo un po' di musica. Possiamo parlare con qualcuno o dobbiamo rimanere per forza in questo silenzio imbarazzato? Non lo so. Stanno facendo incursioni in tutta la città. Madonna. Sono tutti tesi dopo i fatti di ieri. Lo so, immaginavo. Andrà tutto bene. Ci siamo quasi. Sicuro. Ok. Possiamo cambiare musica? Dopo la consegna di tutti gli androidi alle autorità, il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate. Ma va. Mettiamo su un po' di musica. Ok. Va bene. Come dici tu. Ci siamo. Eccoci qua. Vieni piccola. Coraggio. Vediamo un pochettino cosa succederà adesso. Spero niente di brutto, sinceramente. Più avanti su quella strada c'è un mercantile chiamato Jericho. Quando arrivate là, cercate Marcus, vi aiuterà. L'ultimo autobus per il confine parte a mezzanotte. Dovete prenderlo. Sarete al sicuro di là. Non è molto, ma è un inizio. Non so come ringraziare. Mio fratello vive in Ontario, vi ho dato il suo indirizzo. Può nascondervi
finché le cose non si calmeranno. Grazie, grazie di cuore, veramente. Sei una bambina molto coraggiosa, Alice. Grazie di cuore. Meriti di essere felice. Grazie di tutto, Rose. Davvero. Fatemi sapere quando arrivate di là, ok? Che tenera questa donna, è un amore. E fate attenzione. Anche tu. Abbi cura di loro. Che tenera. Forza, ragazzi. Un amore, veramente. Meglio non attardarci. Eh già, direi che era. L'autobus ci aspetta. Allora, trova Jericho. Quindi incontreremo Marcus, ragazzi. Cioè, faremo incontrare cara con Marcus. Connor in panni normali, oh mio Dio. Ah, mizzicamo, dobbiamo ripercorrere tutta la strada. Ma che veramente no. Mi auguro di no. Esatto. Madonna, quindi era... Oddio! Connor sta andando lì. Oddio, si incontreranno tutti adesso. Ah, mio Dio. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Credo che dovremmo andare là in fondo, suppongo, no? Qualcosa si muove. Non so cosa sia, ma non so se sono umani, se sono androidi, non lo so. Minchia, già siamo dentro. Il paese si è improvvisamente fermato. Ospedali e scuole sono chiusi. Si prevedono blackout e interruzioni della rete idrica e informatica. Ma ciò che preoccupa maggiormente è la perdita di 2/3 del personale delle nostre forze armate, formato da modelli di androidi specializzati. Ci siamo. Dobbiamo trovare un posto caldo per Alice. Ok, un posto caldo per Alice. Va bene. Allora dove? Qua dove c'è il fuoco? Ok, perfetto. Eccoci qua. Azione degli androidi militari. Stai qui, piccola, non ti muovere, mi raccomando. C'è Luther qui con te. Ho caldo e freddo insieme. Bene. Cavolo. Dobbiamo trovare Marcus. Devo trovare Marcus, perlomeno. Luther, stai qui con lei. Vado a cercare questo Marcus. L'autobus parte tra 2 ore. Bisogna attraversare la città per arrivare al terminal. Appena avremo i passaporti partiremo. Cara. Chi? Ho qualcosa da dirti. Ancora? Si tratta di Alice. Non adesso, Luther. Ne parleremo sull'autobus. Ovviamente. Torno presto. Stai con Alice. Sono tipo 30 anni che vuole dirti qualcosa di Alice e tu non ne vuoi sapere. Oddio! Oddio, Marco secondo me è di sopra, non è qua in mezzo. Non è insieme agli altri, sarà da solo con Norton, non è che stanno a fare il sosserie, no? Guarda un po' che roba. Sarà di sopra, Sei smarrito. Salve. Stai cercando qualcosa? Sì, starei cercando... Stai cercando te stesso. Starei cercando... Marcus. Effettivamente... Sì, 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 ok. Io devo trovare Marcus, non ho la minima idea di dove diavolo possa essere, sinceramente parlando. Ragazzi, qualcuno? Qualcuno ha visto Marcus? Non c'ho molto tempo da perdere. Sarà qua, sarà là, non lo so. Vediamo un po'. Eccolo, eccolo. Ehi, Marcus. Ciao. Senti, ho bisogno del tuo aiuto. Sei Marcus. Si incontrano. Sono con una bambina e un androide. Un autobus per il confine parte in meno di 2 ore. Servono i passaporti. A Detroit c'è il coprifuoco. Ci sono soldati ovunque. Stanno portando gli androidi nei campi di smaltimento. Bene. Forse dovreste stare qui per un po'. No, dobbiamo andarci forse subito. Vero. Siamo al sicuro finché le cose non si calmano. Uno dei nostri lavorava al Dipartimento di Stato. Ha dei passaporti elettronici che può contraffare. Ok. Vedrò di farteli avere. Grazie. Grazie.
Hai detto che c'è una bambina con te? Gli umani ci odiano, sai? Lo so. Perché la proteggi? Legame. Ha bisogno di me. E io di lei. Poi è piccola, cioè cavolo, una bambina. E questo è quanto. Ah, pensavo fosse Connor. Già mi stava partendo l'embolo. Ok, torniamo lì sotto, immagino, no? Da Alice, che dovrebbe essere di qua, sì. Sempre che non se ne sia andata per fatti suoi, insomma. Che c'è? Alice. Ah. Adesso che sai che è una di noi. No, assolutamente. Ti vuole bene, cara. Ti ama più di ogni altra cosa al mondo. È diventata la bambina che desideravi e tu la madre di cui aveva bisogno. Dimenticare chi siamo per dare al prossimo ciò di cui ha bisogno. Forse questo è il significato della vita. Sagge parole, Luther. Ok, questa non era Alice, era un altro modello uguale a lei, ragazzi. E questo è lo spoiler per chi non l'avesse letto, insomma, in commento che mi era stato fatto, ragazzi. Cioè che Alice era un androide. Insomma, se non l'avessi saputo, penso sì che ci sarei rimasta un attimino di merda, anche se effettivamente prima, insomma, che la cosa mi venisse spoilerata, avevo avuto un leggerissimo sospetto, vi dirò la verità, perché quando eravamo qui a Jericho con Marcus e gli altri c'era un bambino androide, quindi ho detto, ah, mizzica, fanno anche bambini androidi. Quindi vi dirò che lontanamente un leggerissimo sospetto mi era venuto, ma era comunque un sospetto, non gli davo peso, quindi se l'avessi scoperto così ci sarei rimasta grandemente, non di merda, in che senso, ci sarei rimasta, insomma, di stucco, questo è ovvio. Alice, ehi. Effettivamente Luther ha ragione, cosa cambia? Cosa cambia? Effettivamente non cambia nulla. Cara, qualcosa non va. Abbraccia. Non ce la faccio, raga. Ma come fai ad essere... Staremo insieme per sempre, vero, cara? Certo, tesoro, sì. Certo. Famiglia. Per sempre. No. Come fai a comportarti male con lei? Cioè, essere distante? Per quanto possa essere un androide, se ha dei sentimenti, cioè, cavolo, veramente. Oh. Anche Luther è diventato famiglia. Che tenero. Che dolcezza, raga, veramente. Ok, Connor è rimasto lì dentro, non so dove, sinceramente. Ci mancano biocomponenti e sangue blu. I feriti si spengono e non possiamo farci niente. Gli umani stanno setacciando tutte le grandi città per portare gli androidi nei campi e distruggerli. La colpa è nostra. Se non fossimo intervenuti non sarebbe Ci avrebbero successo. Ammazzati lo stesso. Ci avrebbero ammazzati lo stesso. Io direi giusto. Non possiamo stare in silenzio mentre ci uccidono. Non c'è giustificazione per questo.
Era una marcia pacifica e tu hai voluto attaccare. Centinaia di umani e androidi sono morti, te ne rendi conto? Io direi rimorso. Mi sono lasciato accecare dalla rabbia. Esatto. Ma tutto ciò che ho fatto era in buona fede. Siamo a un punto morto. Ha ragione. Faremmo meglio a pensare a come muoverci. Marcus? Io direi... dialogo. Il dialogo... ormai c'è. È l'unica via. Andrò di persona e negozierò un'altra volta. Da chi vai? Ti uccideranno. Forse. Ma ci devo provare. Restate nascosti se non mi vedete tornare. Devono sapere quanto dolore ci provocano. Con le giuste parole capiranno. Sì, capiranno. Quelli ci volevano ammazzare lo stesso, Josh. Io ci provo, Ci provo, ma portano all'esasperazione, veramente. Io direi amarezza. Avevo un sogno. Sì, amarezza. Ed eccolo il premio per i sognatori. Non possono fermarci adesso. Da quando sei arrivato ci hai dato speranza. Mi hai dato speranza. Oggi è arrivato un deviante a Jericho e ha detto di aver rubato un camion carico di cobalto radioattivo. Mm-hmm. E quindi? Ha detto di averlo abbandonato in una via di Detroit, pronto a farlo esplodere. Madonna. L'ho convinto a non farlo e a darmi il detonatore. Una bomba radiologica. Non possiamo perdere, Marcus. Se gli umani vincono, gli androidi spariranno per sempre. Potrebbe essere la nostra ultima chance per sopravvivere. Non posso... No, rifiuta. Non posso usare una cosa del genere. No. Non dobbiamo diventare come loro. Esatto. Possiamo lottare con altri mezzi. Non posso usare una roba del genere. Non posso! Qualunque cosa accada, voglio solo che tu sappia che è stato bello. Oh. Anche per noi. Oh, la tenerezza. Bacia! Ci sta, raga, ci sta. Wow. Che momento tenero. Raggiungo gli altri. Ok. Abbi cura di te. Non voglio perderti. Lo farò, Nord. Ci proverò almeno. Mo sarà un bel casino, raga. Ok, era tornata da Amanda. Ben fatto, Connor. Sei riuscito a trovare Jericho e anche il loro leader. Sì. Ora occupati di Marcus. Bene. Ci serve vivo. Ok, perfetto. Ok, raga, è un momento cruciale questo. Oh, Gesù, Giuseppe e Maria, perché la pistola? Perché? Ho l'ordine di catturarti. Ma non esiterò a sparare se non mi dai altra scelta. Ragiona. Che stai facendo? Ah, mizzica. Tu sei uno di noi. Pensavo fossimo dalla parte di Connor. Non puoi tradire la tua gente. Oddio, istruzioni. Tu vieni con me. Ti conosco. Sei Connor, vero? Ci fanno scegliere l'uno e l'altro, oddio pazzesco. Il famoso cacciatore di devianti.
Beh, congratulazioni. Sei riuscito a trovare quello che stavi cercando. Mm-hmm. Direi persuadi, che ne so. Siamo la tua gente. È anche per te che stiamo lottando. Non devi più essere loro schiavo. Stai indietro. Stai indietro o sparo. Instilla dubbio. Non ti capita mai di avere dei dubbi? Non hai mai fatto niente di irrazionale? Sì. Come se spinto da qualcosa? Qualcosa oltre il tuo programma? Sì. Unisciti a noi. Vieni con noi. Con la tua gente. Sei uno di noi. Ascolta la tua coscienza. Oh, a te la scelta. Ma un guaio, raga. Diventa... Ok. Qua siamo di fronte a un gran bel dilemma, raga. Che ne sarà di Hank? Non lo so. Io direi che... sceglierò diventa un deviante, raga. Oddio, si unirà a loro. Diventa un deviante. Oddio. Momento epico. Momento epico, signore e signori. Connor si sta trasformando in un deviante. Alleluia. Tradimento, Amanda. Sti cazzi, Amanda, mi hai rotto le palle. C'erano Jericho. Cosa? Già adesso! Dobbiamo andarcene. Merda. Oh cavolo. Minchia, non me l'aspettavo già adesso. Che succede, cara? Presto, dobbiamo andarcene. Ok raga, ok, allora ho appena salvato la partita e direi che riprenderemo da questo esatto punto la prossima volta, raga. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, Lupdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link nei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!